A tutti dall'Arto di Tex. Ciao amici contadini, oggi andiamo a mettere i carciofi, sia piantine più grosse, piantine più piccole, e andrò a scardinare i carciofi perché sono nati, hanno i cardini già 20-30 centimetri. È il momento di, io voglio oltre che ingrandire anche spostare la vecchia carciofaglia, quindi li leverò di sana pianta lì e poi li scardinerò uno per uno. Questa è terra già lavorata, ha piovuto tanto, ma l'avevo lavorata quasi 2 mesi fa, perché qui ci farò tutta una lunga fila di carciofi fino a lassù e gli ridò una botta con la motozappa e ho i carciofi pronti da mettere. Qui già sono rinati un pochino. Ora vado a mettere giù le piantine più piccole, un tantino più grosse. Questi sono i polloni. E poi c'ho una carciofaglia da un'altra parte che andrò a togliere le piante da lì perché qui farò una fila da in cima a fondo, dal cancello fino a tutto su in cima. Era lo stallatico NPK che io ho lasciato fuori e si è mullato e mi sono sporcato tutto. Guardate, piccini così, guardate già che radici. Questi hanno 30 giorni. C'è il video di quando l'ho seminati. Sono romaneschi e violetto di Firenze. Questo è un sesto d'impianto, logicamente quest'anno ne faranno piccini per il prossimo anno perché ho due orti ma ne sto abbandonando uno perché non... Questo per me è un hobby, non è il mio lavoro. Qui sto sprelevando i cardini, l'ho presi da qui, da lì, sono questi. Quello, quello, quello. Voglio spostare la carciofaglia da questo pezzo di terra a quell'altro che sta laggiù. Ci
spostiamo la carciofaglia. Prelevati i cartini, ora li prepariamo per la messa a dimora. Vedete? Questo era il carciofo vecchio. Io ora, invece che lasciarlo in terra, ora io, perché gli voglio cambiare zona la carciofaglia, ma se no aveva fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 piantine. Basta toglierle con un po' di radice. Ecco. A un cardino gli bastano 2 o 3 radicine per riprendere. Ecco. Da qui verrà una nuova pianta. Ora continuo a mettere un po' di cardini. Allora, quanti sono rimasti? 1, 3. Ok, allora, ora questi li ho messi giù, logicamente mosso mosci, ma poi si rindrizzeranno come questi qui. L'ho messi tutti da giù a quel pino, a quell'abete e tutta la fila a venire su. Sono arrivato qui, devo continuare fino in cima, ma sono le 5 di domenica pomeriggio, io per oggi basta, ci sono stato tutto stamani da dopo pranzo ora. Ora gli do un goccino d'acqua e il rimanente li metto giù domani. E ancora ci avrò 20-30 cardini da mettere giù. Ora gli do un goccino d'acqua, molto semplicemente. Un po' di concime che l'ho lasciato di là. E finisco domani. Quindi, se il video vi è piaciuto, un bel pollice all'insù. Iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!